Ancora in diretta sulle fonti TV, come vedete con il nostro Pocket News e come leggete in sovrimpressione con lo spazio dedicato allo sport e al business. E naturalmente la protagonista è Valentina Buzzi della redazione di Le Fonti TV. Valentina, Ciao Manuela, bentrovata. buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti gli spettatori di Le Fonti. Tante notizie anche oggi, in particolar modo tre, ne mettiamo in evidenza sempre tre per focalizzare l'attenzione su quelle che sono appunto le notizie principali da dove vogliamo partire. Partiamo dalla corsa alla Champions League che sta caratterizzando questo finale di stagione, corsa alla Champions League che potremmo definire come corsa all'oro perché sono tanti i milioni in ballo garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea per quanto riguarda il calcio. Sono protagoniste tre squadre, Milan, Juventus e Napoli, che si contendono gli ultimi due posti a disposizione. I primi due infatti sono già stati assicurati, insomma, all'Inter. Inter, campione d'Italia e poi all'Atalanta che lo ricordiamo per il terzo anno consecutivo ha strappato il pass per la Champions, un altro piccolo grande capolavoro per la squadra di Gasperini. Il Milan ha sprecato in pratica il match point casalingo facendo 0-0 contro il Cagliari e ora dovrà giocarsi la qualificazione proprio sul campo dei bergamaschi, che è vero, sì, sono già certi di andare in Champions League, però attenzione, vogliono chiudere la stagione al secondo posto. Innanzitutto dal punto di vista sportivo per una questione di prestigio, ma poi c'è anche un importante aspetto economico che deve essere valutato perché tra il secondo e il quarto posto ballano circa 5,2 milioni di euro, che in questo periodo insomma sono una cifra anche piuttosto significativa. In questo momento la squadra ad essere esclusa dalla Champions League, a retrocedere, quindi a fare un passo indietro in Europa League nella prossima stagione, sarebbe la Juventus di Pirlo, nonostante la vittoria parecchio discussa tra l'altro con l'Inter nell'ultimo derby d'Italia. Che cosa significherebbe per la Juventus dal punto di vista del bilancio restare senza Champions nella prossima stagione? Significherebbe dover rinunciare a un tesoretto di 80-90 milioni di euro, quindi una cifra piuttosto significativa che cambierebbe completamente gli scenari, non solo per il futuro di Andrea Pirlo, ma anche per il futuro di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, che ha diciamo, il giocatore più pagato della Serie A, ha un ingaggio veramente importante, 31 milioni di euro netti a stagione, praticamente più del doppio a bilancio ogni stagione, fino ancora al 2022, però se la Juventus appunto non dovesse centrare l'obiettivo Champions League, il portoghese potrebbe essere già sacrificato nella prossima sessione di mercato. I bianconeri dovrebbero venderlo almeno a 29 milioni per non mettere a referto una minusvalenza, infatti la cifra che non è stata ancora ammortizzata dei famosi 115 milioni dell'operazione che ha portato il portoghese da Madrid a Torino nel 2018. Si parla di una suggestione del ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, alle Merengues oppure al Manchester United. Appunto, abbiamo parlato di suggestione perché tutto verrà deciso, il futuro della Juventus, negli ultimi fatidici 90 minuti, e al di là della finale di Coppa Italia che la Juve dovrà disputare con l'Atalanta, la qualificazione alla Champions è veramente il punto cruciale per stabilire, insomma, quali saranno le sorti della squadra e dell'allenatore la prossima stagione. Beh, insomma, un po' una vera e propria corsa all'oro, no? Sì. Come avveniva quando si migrava verso le aree dove c'era più oro, che erano poi, che era poi sfruttabile commercialmente. Quindi mi immagino la stessa cosa. Esatto, Si va a sì, il pescare. paragone, insomma, ci Esatto, sta, appunto, ci sta. appunto, appunto. Sono sicura che anche in questa edizione del nostro TG Sport and Business, si parla di Superlega. Non so se sarà la seconda. Sì, stai Sì, confermando, la guarda, seconda esatto, ci notizia. hai preso, ci hai azzeccato in pieno. E ti dirò, però adesso poi ce lo confermerai tu Valentina, che mi pare che stia assumendo sempre più contorni ampi, nel senso che potrebbe esserci bisogno di una consulenza legale. Bravissima, esattamente. Potrebbe Sentiamo esserci perché. bisogno della consulenza della nostra squadra legal, perché
in realtà la vicenda della Superlega sta assumendo dei contorni giuridici e lo sta facendo anche a livello comunitario. Questo perché il Tribunale Commerciale di Madrid, ricordiamo che infatti il grande burattinaio di tutto il cancan, insomma, che riguarda la Superlega è stato il presidente della Real Florentino Perez, vuole rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea per verificare che in questo caso la FIFA e la UEFA non stiano commettendo un abuso di posizione dominante, impedendo quindi a delle società private come i 12 club fondatori di creare una nuova società e quindi una nuova competizione. Ricordiamo a questo proposito che 9 dei 12 club sono usciti, però rimangono all'interno del progetto ancora appunto il Real Madrid di Florentino Perez, il Barcellona e la stessa Juventus. Quindi insomma lo scenario si ampia, il campo di battaglia, anche qui insomma assistiamo a un passo diverso, perché non si parla più solamente di ambito sportivo, ma si parla di ambito giuridico. Per capire come potrebbe evolversi la vicenda bisogna fare un paragone che riguarda il mondo del basket. Quando si parla di Superlega molto spesso ci si riferisce alla NBA per quanto riguarda l'introduzione del salary cap, per quanto riguarda il concetto di lega chiusa, ma non è in realtà quello il giusto termine di riferimento, bensì l'Eurolega. L'Eurolega che al suo inizio, proprio negli anni 2000, ha avuto una genesi, una nascita molto simile a quello della Superlega di calcio. Che cosa è successo infatti nel 2000 a Monaco? È successo che 14 squadre che non erano d'accordo con i cambiamenti proposti dalla FIBA, dalla Federazione Internazionale di Basket, hanno deciso di creare una propria lega, quindi una lega alternativa che alla fine la FIBA, proprio rispettando il principio di libera concorrenza, ha dovuto accettare, tanto che ancora oggi l'Eurolega è una competizione di grande successo, anche insomma il campionato che dal punto di vista tecnico regala le maggiori emozioni e il maggior tasso, il maggior livello insomma a livello continentale. Quindi se la domanda è abbiamo messo la parola fine, abbiamo chiuso il capitolo Superlega, la risposta è assolutamente no, la partita è ancora tutta da giocare e si sposta nei tribunali comunitari. Vedremo insomma, infatti, come andrà a finire. Mi hai anticipato la mia domanda, stavo dicendo siamo ben lungi dall'aver messo la parola fine a questa situazione, che invece inizialmente sembrava essersi, come dire, evaporata un po' da sola, no? Da un punto di vista prettamente sportivo, però questo, esatto, sta portando con sé altre questioni. Esattamente, sembrava insomma nata e morta, appunto, nel giro di 48 ore, ma in realtà questo è solo l'inizio di una battaglia che potrà protrarsi all'interno delle aule dei tribunali per lungo tempo. Bisogna vedere anche per quanto tempo, perché ricordiamolo, a fine maggio c'è la finale di Champions League, poi gli europei a partire dagli 11 giugno e poi la stagione ricomincia, quindi bisogna assolutamente arrivare a un dunque entro l'inizio del prossimo campionato. Assolutamente sì. Allora, terza notizia. Terza notizia, come sempre la dedichiamo ad una curiosità, questa è davvero una bella iniziativa. Arriva dall'Olanda, arriva dall'Ajax, che se ti ricordi, Manuela, abbiamo già citato parecchie volte, sì, nelle nostre puntate delle TG Sport e Business, per la famosa terza maglia dedicata a Bob Marley. Qui l'Ajax si rende protagonista di una nuova iniziativa che riguarda il trofeo dell'Eredivisie. Ricordiamo che i Lancieri hanno vinto per la 35 volta il campionato olandese e il trofeo verrà fuso letteralmente per creare 42.000 piccole stelle da recapitare ai tifosi abbonati che purtroppo a causa della pandemia, nonostante avessero sottoscritto l'abbonamento a inizio stagione, non hanno potuto recarsi allo stadio e quindi vedere dal vivo le partite dei Lancieri. Bello. Ma ha sottolineato il direttore generale dell'Ajax Edwin van der Sar, i tifosi ci sono stati comunque molto vicini in questa stagione attraverso i social, addirittura si sono presentati anche fuori dallo stadio per accogliere il pullman dei giocatori, quindi
far in qualche modo sentire comunque la loro presenza, la loro vicinanza, e questo è un modo per ricompensarli. Questa iniziativa che si chiama Pieces of Ajax, pezzetti di Ajax, quindi trofeo fuso e 42.000 piccole stelle che verranno recapitate ai tifosi dei Lancieri. Direi che questa è una bella iniziativa, quasi da brivido, nel senso che a livello proprio psicologico, no, affettivo, sì, significa tantissimo, indipendentemente poi dall'oggetto materiale. Sì, lo spirito positivo, esatto, ecco la parte, esatto, bella, insomma, del calcio, che molto spesso viene dimenticata. Quando ci sono iniziative di questo genere è bene sottolinearle. Voglio chiudere, ecco, questa edizione del TG Sport e Business rimanendo in Olanda, che lo sappiamo, insomma, è una terra di rivoluzione, lo è sempre stata a partire dagli anni 70, dall'epoca di Cruyff, e lo si riconferma, insomma, in questo momento storico, perché abbiamo una notizia che riguarda il calcio misto e quindi anche qui la parità di genere tra uomini e donne. Ricordiamo l'antefatto: fino ad oggi solamente, ecco, a livello dilettantistico i ragazzi e le ragazze potevano giocare insieme nello stesso campionato fino alla categoria under 19. Da ora in avanti potranno farlo anche dopo aver superato i 19 anni, questo appunto a livello amatoriale. Ma la portata di questa rivoluzione la vedremo poi effettivamente quando, durante la Coppa di Lega, la Coppa Nazionale olandese, che proprio come la FA Cup inglese è aperta alle leghe dilettantistiche, e quindi è possibile che la prossima stagione assisteremo a dei match con Ajax PSV Eindhoven che si scontrano con squadre dilettantistiche formati da ragazzi e da ragazze. Quindi, insomma, un bel passo in avanti per quanto riguarda le famose quote rosa, esatto, la parità di genere, che è un tema, lo sappiamo, sempre molto caro alle fonti TV, a partire, insomma, dalla nostra maratona dell'8 marzo. Esatto, inseriremo anche più notizie sullo sport a questo punto, perché noi ripercorriamo i nostri ambiti di indagine più consueti, cioè l'asset management, l'insurance e naturalmente le società quotate, eccetera, ma anche lo sport penso che stia dando dimostrazione. Sta facendo dei passi in avanti, esatto, anche in questo senso. Anzi, magari scopriamo che è il settore più virtuoso. Più virtuoso, chissà mai. E questo deve essere un po' da monito per gli altri ambiti, che spesso invece hanno qualche penalità, ma noi ogni mese facciamo il nostro resoconto, e anzi ci saranno ulteriori novità da questo punto di vista. Grazie Valentina Buzzi. Grazie mille a te Manuela, e allora ci rivediamo presto la prossima settimana per altre informazioni che riguardano sport e business. Assolutamente sì.